fare la tua prova della macchina. Ah, devo togliere. Come si mette qua? Fermo, voglio. Aspetta, come si mette qua? Io non me lo ricordo. Non ti ricordi come? Allora devi schiacciare il tasto in parte, tenere il freno e poi esatto. E poi mettere in D. Fino. No, no, no. Di cazzo. Dai. No. Qui abbiamo il ricordo della tua prima prova della mia macchina. Che anche tu hai in serie 1. A destra o a sinistra? Vai a destra. Le frecce opzionali, eh? Ah, vero, quasi uso. Che leggero sterzo. Leggerissimo, tutto ok, bimba. Se tu tocchi il mio è durissimo quello della mia macchina. Però più duro è, più preciso sei nella guida. Ovviamente ti sforzi di più nel paese. Già, però comunque è preciso, molto nonostante comodo. Sia leggero, è preciso. No. L'hanno fatto per comodità sicuramente. E l'idroguida più leggero. Sì, anche c'è rossa, c'è rosso. No, vero, c'è rosso. Noi, da noi i semafori non esistono. Se trovi la polizia, scappiamo. Ci penso io. Scappiamo. Ce ne sono ancora semafori, no? No. Prendi il traverso per non toccare. Sì, perché la mia è bassissima, capito? Quindi sono abituato così. Ma, oh, ma ti fai smerdare da questo? Non posso. Non posso. No, mi voglio divertire un po' invece. Ecco, metti il manuale. Finalmente uno che usa il manuale, che tutti i miei amici non sanno usare, quindi. Aspetta, però sei in eco, cazzo, devi mettere in modalità sport. Ah, perché ci fa? Ah, vabbè, figa. Visto il cambio com'è veloce? C'è una bomba, dicevo. C'è una bomba. Che tosso. Bellissimo. Prova a fare una rapida scalata. Tipo, butta in terza e dai una accelerata. Tanto che lì c'è la rotonda poi. Mi chiama. Cioè io. No! No, ti stai chiamando? Non ti preoccupare. Cioè io guiderei sempre così, sempre manuale. Infatti anche mi diverte. È il mio sogno avere Paddles nella macchina. Sì, è spettacolare anche io. Certo, che c'è cosa più bella. Anche perché già so la cambiata del cambio automatico, quindi lo cambio io come se fosse automatico. Ora metto la sesta e lui deve stare tranquillo. Vabbè, cioè, attimi i bassi giri se non devi correre. Tu lo provo. Minchia come cambia però, eh? Adesso in comfort, poi c'è la zitto un attimo, zitto un attimo. Ma c'è, cioè, perché? Ma si mette. Perché nella Mercedes è il mio amico, non cambia un cazzo. Invece qua cambia, perché si sente che cambia. Sì, sì. Ma tra l'altro adesso sei in comfort, puoi andare anche in eco pro. No, sono sport. No? Sono sport. Ah, sì, sei sport. Qui puoi andare in comfort e poi ancora sotto andare in eco pro. Eco pro sarebbe... Senti, allora, senti, adesso... Bassi consumi, buona adesso potenza. Adesso comfort e adesso eco pro. Fino ancora. Sport si sente più comunque. Beh, certo. È sport più che... Grazie al cazzo, si chiama sport apposta. Sport plus toglie il controllo trazione. Te io prendo. Vabbè, sto fortunato, credi. Sì, tu non sai il tempo che ho passato sotto scout prima di trovare questo modello qua. Ah, sì, quello di questo dovevi trovare. Sì, quella lì era, cos'era, un M1? Forse no, era sicuramente una 120 con la carmix cambiata. Mettono lo scarico diretto. Il cambio è proprio una cosa, ti giuro, forse ancora non l'avevo provato un cambio più drastico di questo. No, è velocissimo. Tra l'altro mi sembra che non è si... fluido, proprio fluido, l'ha cambiato. Ma che tra l'altro mi sembra non sia neanche doppia frizione questo. Penso che il DSG sia ancora. Ah, sì, ma sono diversi. Però comunque cambia, la funzionalità più, più o meno, cioè appena c'è... cambia, sì. Sarà uguale alla fine. Cioè, almeno che non sei in pista che guardi millesimi di secondo.
posso mettere, faccio provare la mia serie 1 a mio cugino Terrone. Faccio un milione. No, non rompere il cazzo. Mio cugino Terrone. Non rompere il cazzo perché ti banno. Ti segnalo come spam. Dai, il mio cugino siciliano Terrone. Stai zitta perché te la sfondo.